arrivare al ballottaggio. È evidente che questa fase non si è conclusa. Pensavo di concludere, ma non si è conclusa. Dunque questo ci darà ancora una volta la possibilità di confrontarci, ma soprattutto mi auguro che ci sia un'ampia partecipazione dei cittadini per poter assicurare il 4 e il 5 ottobre una forte presenza per dare la possibilità accorata di un'amministrazione stabile. Questo è il primo obiettivo, obiettivo che tutti quanti dobbiamo concentrarci e adoperarci per raggiungere questo risultato. In questa occasione devo dire che prossimamente mi adopererò per presentare i progetti che non abbiamo ancora presentato, progetti che saranno sicuramente validi progetti per la città di Corato e che credo, e uno in particolare, mi darà la possibilità di raggiungere quel risultato che io sto cercando. Risultato positivo, perché è un progetto che io ci tengo tantissimo e sarà quello che darà la differenza tra chi dice parole e chi fa i fatti. Questo è l'aspetto determinante. Quello che io ho fatto lo sanno tutti, sono un uomo fattivo e qui voglio mettere ancora una volta a disposizione la mia operatività, il mio modo di essere, ma soprattutto insieme a una coalizione che sicuramente darò la possibilità di un ampio rinnovamento con i fatti. Il rinnovamento lo si fa con i fatti. Io sono convinto che in questa fase sarò l'allenatore di transito perché domani la città di Corato possa avere un'amministrazione stabile, rinnovata e dare la possibilità a tutti di concentrarsi. Ed è per questo che io vi chiedo di partecipare al comizio di domenica prossima, perché in quel comizio comincerò ad elencare alcuni progetti. Questi progetti che mi daranno la possibilità di raggiungere quel risultato, ma sicuramente servirà a Corato per il bene di tutti, ma soprattutto per far diventare Corato quella città che tutti vogliamo e che tutti aspettiamo, non a parole ma a fatti. Bravo.